L'altra volta mi avete visto doppiare Netflix in tempo reale. Oggi doppierò Prime in tempo reale. Non si fanno discrezioni e si doppia tutto, ragazzi. Sono ricchissima, più ricca. Io ti compro e ti rivendo come schiavo. Senti, io posso fare quello che voglio. Vi ricordo inoltre che sono attivi gli abbonamenti al canale, sì, il The Merluz Club, dove potete trovare le versioni estese di Scuola di Voce, reazioni da doppiatori, anime dei videogiochi tua, più un sacco di altre feature, ma le scoprite se cliccate sul link in descrizione. Oggi andremo a doppiare Prime. Quali sono le serie Prime di Prime, no? Quelle più viste, più conosciute, più fighe. Che so, Paolo, dimmene una. Per esempio The Ferragnez. The Ferragnez, ragazzi. Un capolavoro, incredibile. Perché tu l'hai visto? Ovvio, tutte le 7 stagioni. Quante ne hanno fatte? 16 stagioni. Pensavo sì. È uscito da poco uno special. Uno special dei Ferragnez. Quindi doppieremo quello. Poi doppieremo Gen V, appena uscito. Poi, insomma, non ve li dico tutti, dai. Iniziamo? Va bene, abbiamo dei temi però. Iniziamo da Downton Abbey. Una clip a caso. Una clip a caso, una clip a caso. Vai Paolo, dammi un tema. Il tema è: stai litigando con tua nonna che non ti dà più la paghetta. Non si fa, nonna. È luce, ma fastidio, mamma. È questa luce che... Hai pagato il bolletto? Questo? Nonna, io vorrei pagare la bolletta, ma mi servono i soldi. Che soldi? Che soldi devo dare? Ma sempre soldi vai chiedendo, ma siediti invece. Nonna, mi devi dare la paghetta, sennò io non posso pagare le bollette della luce. Vedi che... Bolletta della luce, ma siediti un attimo che... Ti racconto una storia. Devi capire, sapere che quando... Ma nonna, la so questa storia. Me l'hai raccontata milioni di volte. Milioni di volte. Sono miliardi ora. Senti, non è inutile che fai lo spocchioso. Nonna, non sono spocchioso. Mi devi dare i soldi, la paghetta. Ascolta, quando ero giovane con tuo nonno, noi... Nonna, ascoltami. Io ho capito, ho anche le mie esigenze, va bene? Devo comprarmi un papillon nero perché fa cagare bianco su bianco. Non posso stare vestito così. Guardami, guardami. Sembro un pinguino, un pinguino. Quando io e tuo nonno era giovane, non ci avevamo i soldi. Lo so che non avevate i soldi, nonna, lo so. Guarda che era vero, mangiavamo i topi per strada. E tu che ne sai che sapore c'ha un topo? Nonna, io so che sapore hanno i topi, va bene? Perché io li mangio. Come li mangi? Schifo, ma sei matto? Io dicevo per finta, non era vero, quella c'è nelle malattie. Nonna, c'è un nuovo fast food in città che fa i topi, io non te lo volevo dire. Schifo, ma tu sei matto, mi mangi i topi. Nonna, sono buoni, sono topo burger, sono buonissimi. E mi serve la paghetta per comprarli. Non posso più vivere senza quei topi lì. Sono buoni, buonissimi. Uno si chiama Splinter. Che buono, e lo voglio, va bene? Tu sei pazzo. Basta. Nonna fantastica. È vero che raccontano sempre di quando... Ma era giovane! Facciamo uno italiano, Paolo. Tanto se è italiano c'è Favino, c'è poco da fare. È uscito proprio di recente appunto, un film. L'ultima notte d'amore. Ma interpreta un personaggio italiano? Chi lo sa, chi può dirlo. Però tu puoi farlo con un accento che vuoi. Favino è molto più bravo di me con gli accenti. È un grande imitatore. Eccole qua, l'ultima notte di amore con Favino. Eccolo qua. Eccola. Drammatico. Il tema? Ti hanno organizzato una festa a sorpresa, ma odi tutto. Un filo d'odio. Ciao, sei arrivato. Ma che cazzo? Ma che cazzo avete fatto? Marca puttana. Ma mi avete fatto. Non lo sapevo, non me l'aspettavo. Fanculo. Guarda questi. Sapevo, sono pure in tuta, sto in tuta io, sì, ero a correre. Faccia le c***o, guarda chi c'è, lo odio, mamma mia. Guarda, sei arrivato pure tu, Ciao, sto in collegamento. Guarda, sono in silenzio. Questo è un regalo per te, guarda, è il fiocco rosso. Sì, bello, bella sorpresa. Certo, l'unica stronza che non volevo vedere. Sì. Grazie, È bella. Sta bene sulla tuta, Io vi odio tutti. Dai, bevi. Sì, bevo, che è meglio. Ciao, un applauso, un pippurrà, viva per te. Per me, certo. È andata così.
È andata così, era Sfavino, perché non era molto contento della situazione. Era Francesco Sfavino. Sai Paolo che ultimamente sto frullando la mia colazione, ti ricorda qualcosa? Vagamente. Qui c'è un frullatore Protis. Ma non era questo che volevo dire. La mia colazione di ogni mattina è sempre la stessa, lo sai, è molto funzionale e mi piace un sacco. Metto 50 grammi di fiocchi d'avena Protis, un misurino di proteine Protis, 200 ml di latte di soia Protis, 50 grammi di yogurt greco, non c'è su Protis lo yogurt greco, una banana e i mirtilli. Sbobobon, frullo tutto e bevo. Questo perché la mattina ho bisogno di Protis. E anche voi ne dovreste avere bisogno. E soprattutto, Protis, fammi lo yogurt greco, così faccio direttamente tutto. Fai anche le banane. Su Protis trovate qualunque cosa, anche il frullatore per frullarvi la colazione. Utilizzando il codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti, che sia cibo, che sia frullatore, che sia abbigliamento come questa bellissima maglietta P di Protis, che sia qualunque altra cosa presente sul sito. Se sbagliano e mettono un procione, voi lo potete prendere col 10% di sconto. Paolo, facciamo Gen V, lo spin-off di The Boys. Che in realtà, sai cosa vuol dire Gen V? Gennaro Vinazzuolo, un personaggio nuovo che ha i poteri della pizza. Il tema è, non ti hanno preso ad Hogwarts, ma vuoi chiedere spiegazioni. Pezzi di merda. Ascolta, ciao, ciccia, Senti, sei la segretaria di Hogwarts, tu, vero? Senti, io volevo capire una cosa, perché ascolta, c'ho da fare... No, un attimo solo, un attimo solo, volevo capire perché non mi avete preso, cioè, mi avete mandato la respinta, ascolta, no, la respinta, guarda, sto a controllare sul computer, cosa devi controllare? Che devi controllare? Sono una maga io, faccio le magie, allora sparisci, sparisci a me, nessuno mi ha mai detto sparisci, hai capito? Brava, hai visto, non mi hai fatto niente, silenzio. Sono il professor Silenzio. E io leggo un libro adesso. Prima eri una femmina, però come cazzo funziona? Ma quindi anche voi fate le magie del sesso. Che cosa vuol dire? Volevo solo entrare a Hogwarts, ho fatto richiesta. Quindi che devo fare? Devi diventare un uomo. Come un uomo? Io non posso diventare un uomo. Se divento un uomo, sembro Tarzan della Disney. Con questi capelli. Guardi, ti racconto una storia adesso. Io sono il preside Silenzio. È andato via. L'ho lasciato alla fine, però facciamolo. Ferragnez, facciamolo, dai. Lo speciale di Ferragnez. Che bello che sotto Ferragnez l'altra ricerca che ti dà è Shameless. Che entrambi sono senza vergogna, proprio. Il tema è, piangi perché non vuoi andare al lavoro. E Ferragnez. Io sono andata ieri al lavoro. No, ma ci devi andare anche oggi, Sì, lo so. Devi andarci anche oggi al lavoro, lo sai? È per forza. Io non ce l'ho andata perché io... Ah, ci devi andare. Devi andare a lavorare. Se no come fai? Come fai a pagarti le cose? Ma io sono ricca, che cazzo mi frega di andare a lavorare? Sono ricchissima, più ricca. Io ti compro e ti rivendo. Come schiavo, accidenti, io posso fare quello che voglio. Devi andare a lavorare, Chiara. Per forza, ci devi andare. Ora, non so come spiegarti. No, a me mi frega un cazzo di lavorare. Io mi compro tutti, mi compro le case e me le brucio davanti perché posso farlo. Accidenti, oh, che amore che sei. Come hai bruciato quell'orfanotrofio, mi ricordo. Lo so. Vieni. Vabbè, parla. Molto realistico questo. Sì, secondo me è attratto da uno storia. Ragazzi, allora abbiamo doppiato Netflix dal vivo, abbiamo doppiato Prime dal vivo. Noi non facciamo sconti a nessuno. Ci toccherà fare anche Disney Plus, no? Disney Plus, Paramount Plus, Crunchyroll. Tutti. Non si salva nessuno. Se il video vi è piaciuto, senza se, vi è piaciuto, commentate con le serie che vorreste vedere doppiate dal vivo sulle altre piattaforme. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.